Siamo pronti per parlare di cucina, pronti. Direi primo argomento e introduciamo questo argomento con un servizio che arriva da Boston, dove l'abruzzese Marisa Iocco ha avviato più di 20 ristoranti, signori, eh? Quasi un po' come la Bastiani. Però... ha scritto un libro sulla sua passione, Stefano Salimbeni, e chi meglio di lui l'è andata a trovare. Cucinare è la più bella cosa. Purtroppo quando si hanno differenti responsabilità come chef e si dirige un'attività, in questo caso il ristorante, lo chef va al di là del cibo, della presentazione, della combinazione fra il cibo e i vini. Ho avviato, ho aperto più di 20 ristoranti qui a Boston, a parte i miei, insomma. Quanti ce ne sono ancora in attività di successo? Tutti. Lo dico con molta modestia, non è che perché io sono andata io o li ho aperti io, questi sono ancora. Però ho dato una buona mano, ho dato quello che potevo. Questa è l'ultima creatura di Marisa Iocco. È proprio una creatura, 25 posti a sedere, piccolissima. È come rinnamorarsi ogni volta che si apre un posto nuovo. Ci sono le stesse emozioni, però diverse, si affrontano in modo diverso perché l'età cambia, l'esperienza cambia. Beh, nasce un bambino. Nasce un bambino. Qual è il segreto per far funzionare il ristorante italiano oggi in una città come Boston? Ma innanzitutto è crederci. Bisogna credere di poter fare qualcosa di diverso e di autentico. Anche perché c'è un sacco di concorrenza là fuori. In questo quartiere ci sono 150, 160 ristoranti italiani. Quasi 150, sì, italiani. Italiani perché siamo nel quartiere italiano, però secondo me siamo non tanto vicini a quello che facciamo in Italia. Ecco, non è un'offesa, anch'io lavoro qui adesso. E secondo me il fatto che la gente sia più selettiva è un incitamento a fare meglio anche in un posto dove si crede che il cibo sia italiano. Il miglior complimento sicuramente è il cliente che trovo. La maggior parte dei miei clienti sono miei amici, insomma nel senso bello della parola. E io non ho avuto la famiglia qui, non ce l'ho ancora, la mia famiglia è in Italia. Quindi i miei clienti sono diventati per scelta, insieme alla gente che lavora con me e anche i miei amici. Food was all my family and I want to say especially thank you to Linda Riccio. Questa è la chiave secondo me, un supporto di gente che ti aiuta a crescere, a fare le cose che vuoi fare. Se si innamora chi lavora, tutto viene trasferito nel cibo che si serve ai clienti, quindi è una cosa che va la catena. Nel libro non c'è nient'altro che l'amore che si prova per le cose in cui hai dato tanto del tuo tempo in 25 anni, e quindi il tuo lavoro e come hai fatto il tuo lavoro, quindi con passione e dedizione. Non è un libro di cucina in realtà. È un memoir, la mia storia qui con delle ricette che non sono ricette dei miei ristoranti, ma sono ricette della mia famiglia che io ho rivisitato un po', perché è un omaggio alla mia terra, alla mia famiglia.